Allora, questa qui è la 3080 a liquido. Ah, fermi, 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 contestualizziamo il tutto. Il video che state per vedere faceva parte del video precedente che vi lascio qua sopra. E comunque, ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G e in questo video specifico vi faccio vedere come ho aperto la mia RTX 3080 a liquido e come ho cambiato i pad termici sulle memorie e soprattutto ho ripulito la pasta termica dalla GPU e ci ho messo al suo posto il Thermal Grizzly Cryo Sheet, il pad in grafene che sto tuttora utilizzando sulla scheda video. Quindi nulla, godetevi il video e prima di questo c'è lo sponsor che dura circa 40 secondi e se volete potete skipparlo, ma io come sempre vi consiglio di non farlo. Buona visione. Stanchi di questa scritta? Wookiees è il sito dal quale acquistare le chiavi dei vostri videogiochi e soprattutto chiavi ufficiali per Windows 10, che ovviamente sono upgradabili a Windows 11. Basta cliccare sul prodotto che vi interessa, continuare su Acquista ora e non dimenticate di inserire il codice sconto WKG per un 25% di sconto su un prezzo già molto conveniente. Dopo aver scelto il metodo di pagamento a voi più congeniale, basta andare nel vostro centro utenti per vedere che l'ordine è già stato erogato. E se invece volete direttamente una chiave di Windows 11, il procedimento è lo stesso. Cliccate sull'icona corrispondente, andate su Acquista ora, inserite ancora una volta il codice sconto WKPG per un 25% di sconto e voilà, il gioco è fatto. Per l'attivazione basta scrivere attivazione nella barra di ricerca di Windows, inserire la chiave che vi è arrivata nel vostro centro utenti e il gioco è fatto. Cookies, tutti i link in descrizione. Adesso vi faccio vedere un pochettino il pad che deve essere utilizzato per il DAI della scheda video. Ovviamente è un pad di misura, se non erro, 29x25 ed è estremamente piccolino, come potete vedere, perché il DAI della scheda video è comunque di dimensioni abbastanza ridotte. Quindi questo qui è quello che andremo ad applicare sul DAI, appunto, della GPU. Adesso però dobbiamo prima aprire la 3080 e fare un pochettino di cambi funzionali. Prendiamo il nostro kit di iFixit, cerchiamo la punta adatta, ma se non erro la punta era questa qui. Sì, credo che vada bene. E dobbiamo svitare l'IceWolf 2 di AlphaCool. Dobbiamo svitare innanzitutto le viti che tengono ferme il backplate. Sono delle viti di questo tipo, sono piccole e lunghe e cerchiamo di metterle tutte insieme in modo tale da non perderle. Sono in totale 2, 3, 4, 5, sono 6 viti. Queste appunto servono soltanto a tenere il backplate, non sono viti portanti per quanto riguarda il corpo dissipante in sé. Quindi non è che siano secondari, anzi, questo backplate, che è alluminio abbastanza spesso, è collegato al PCB della scheda video tramite dei pad termici che sono poggiati nella parte posteriore del DAI della GPU e nella parte posteriore delle RAM GDDR6X. Adesso infatti si svita e dovremmo riuscire a vedere il backplate. No, dovremmo riuscire a vedere la parte posteriore del PCB. Ci vuole un po' di forza perché effettivamente il calore tende a fare questo. Ecco qua. Questi qui sono i pad termici che vanno a fare contatto con il retro del PCB. Come potete vedere, qui abbiamo il DAI della GPU, qui intorno i chip di memoria RAM e queste qui dovrebbero essere le fasi di alimentazione, quindi MOSFET e CHOX. E adesso c'è la prova del 9 vera e propria. La prova del 9 adesso è svitare le quattro viti che tengono in posizione il PCB al corpo dissipante. Voi direte, ma le viti si devono avvitare ad X e svitare ad X. No, non è vero, svitare ad X non è che vada ad essere così difficile dallo svitare come sto svitando io, quindi tranquilli, non rischiate di rompere decisamente nulla, a meno che non facciate saltare le viti. Ah, cosa interessante, che in effetti magari è da tenere in considerazione, che le viti, adesso cerco di farvele vedere bene,
La vite, oltre ad avere appunto la vite con una molla che serve per dare la pressione giusta al montaggio, ha anche questo, se riesco a metterlo qui sul PCB, lo vedete di fianco, ha un piccolissimo washer in gomma che serve a non andare a dare fastidio al PCB stesso, quindi serve a proteggere il PCB da graffi o comunque, sapete, rotture che sono totalmente indesiderate. Io, se posso essere sincero al 100%, ho un po' di paura, perché non ho idea poi di come i pad termici siano ridotti su questa scheda video. Adesso basta prendere da un lato e dall'altro e fare così. Possibilmente senza... Oh, ecco qua. Ah, ecco qua. Perfetto. Ed ecco qui il PCB della 3080. Allora, ad essere sincero, io vorrei un attimo guardare qui. I pad termici che c'erano sulle RAM, quindi questi qua, sono ancora ottimi. Non c'è nulla di rotto. Nulla di brutto. Oddio, no, aspettate un secondo, perché non avevo visto un'altra cosa. Il pad termico sul corpo dissipante, ok, guardate qui. Sulla scheda video, invece, i pad sono praticamente distrutti sulle RAM. Cioè, non so distrutti, se semplicemente... no, questi qui sono da cambiare. Oltre a pulire la GPU, andremo anche a cambiare i pad termici sulla RAM, perché sulle fasi d'alimentazione... non sono assolutamente rotti, anzi sono decisamente buoni. E sui MOSFET, che adesso vi faccio vedere, sono comunque integri. Ecco qui, non si è andato a rompere nulla, ma i MOSFET già so che sono abbastanza resistenti su questa scheda video. Quindi l'unica cosa che andremo a fare è pulire la pasta termica qui, togliere i pad termici presenti qui, andare a cambiarli con degli altri pad termici nuovi e dare una ripulita generale. Quindi possiamo tranquillamente procedere. Cominciamo con il ripulire il DAI della GPU e togliere i pad termici che ormai sono rotti. Come si fa? Si prende la semplice carta da cucina, cioè carta da cucina e dell'alcol, si imbeve la carta da cucina con l'alcol e si pulisce. Molto molto semplice, come se fosse appunto una CPU. Attenzione soltanto a non fare troppa pressione adesso, perché è vero che facendo questo è molto raro che si rompa qualcosa, attenzione, molto molto raro. Guardate qui la pasta termica, praticamente, dato che quando si riscalda diventa più liquida, è caduta un po' intorno al DAI della GPU, ma questo non è affatto un problema. Questi sono componenti che sono fatti per essere trattati così, quindi se volessi fare la persona estremamente precisa mi dovrei mettere e pulire il tutto con lo spazzolino, ma sinceramente parlando non c'ho voglia. Ma alla fine abbiamo già visto sul processore che fare il lavoro in maniera buona ma non precisa al 100% non va ad inficiare le performance del prodotto. Guardate qui la nostra GPU adesso è bella pulita. A parte attorno, vi ripeto, qui c'è un po' di pasta termica, ma non vorrei andare a rischiare di rompere qualcosa e sinceramente non mi va di perderci tempo. Questo qui è un pezzo di pad termico che possiamo decisamente buttare. E come si puliscono i pad termici dalle memorie RAM? Stesso metodo, carta, un po' di alcol e olio di gomito. Qui bisogna fare un po' d'attenzione, non bisogna premere fortissimo sui vari moduli di RAM, perché qui si potrebbe rompere qualcosa. Non abbiate paura, l'alcol non va a rompere i componenti, quindi potete tranquillamente buttarci una quantità, non dico enorme, di alcol, ma potete comunque usare un po' di più. La cosa migliore sarebbe utilizzare l'alcol isopropilico, però io al momento non ce l'ho. L'alcol rosa da cucina va più che bene. Quindi vi faccio vedere come va il pad termico sulla GPU. Qui abbiamo il pad termico, l'ho rimesso qui dentro onde evitare di perderlo. Il pad termico
deve essere semplicemente preso così e appoggiato qua. Le misure sono perfette per la GPU. Questo dovrebbe essere il lavoro finito, così noi possiamo già andare a chiudere il tutto. Però, visto che siamo dei maniaci dell'ordine, per adesso questo qui lo metto un pochettino da parte senza far cadere il pad e puliamo il water block. Ok, il water block, essendo praticamente un pezzo di alluminio, può essere trattato male. Non dico che dovete prenderlo a martellate, ma potete comunque fare un po' più di forza quando andate a pulire. Forse mi era scappata un po' troppa pasta termica la prima volta, perché la pressione di montaggio ha fatto sì che la pasta termica uscisse dai bordi della GPU, ma tendenzialmente voi avete visto pure le performance termiche, non va affatto male. Infatti c'è un sacco di pasta termica, guardate qua che casino. Fatemi dare una pulita e poi ritorniamo. A sto punto vedo di fare anche un'altra cosa, prendo questi... I pad non sono affatto rovinati, sono morbidi fondamentalmente al tatto, questo sì, però mi rendo conto che sono decisamente tenuti incollati bene al corpo dissipante in alluminio. Il che, tra virgolette, è un bene, perché significa che la pressione di montaggio era giusta. Cioè, i pad sono comunque... In uno stato decente, non dico ottimale, però voglio dire, sono stati usati per 2 anni di fila, è anche normale. E anzi, devo essere sincero, sono abbastanza sorpreso che non siano praticamente distrutti, ma questi sono dei pad che sono decisamente buoni. E se mi date qualche secondo vi faccio anche vedere il prodotto che ho utilizzato. Devo solo togliere i pad che ormai sono incollati. La cosa bella è che basta scollarli un po' e se ne vengono, che è una bellezza, pure qua. E qua possiamo andare di alcol. Basta fare un po' così. Lasciare che l'alcol scorra. E lavorare così. Qui lavoro stessa cosa, praticamente io perché lo sto facendo così? Perché un po' non c'ho voglia di pulirlo come si deve al millimetro. Ma secondo, perché andare a testare questo prodotto facendo finta di essere l'utente medio, che sì, ok, vuole pulire, però non pulisce precisamente al 100%, credo sia un grande vanto se alla fine il pad termico funziona davvero. Quindi va bene, voglio dire, così questo è come io farei il lavoro se fossi l'utente medio. Ovviamente togliamo un po' di residui. Facciamo così. Ecco qua, questi qua sono tutti pezzettini di pad termico che ormai sono inutilizzabili. Prendiamo di nuovo i pad termici che sono di Arctic, sono i Thermal Pad APT2560 che ho usato l'altra volta, sono dello spessore di 1 mm, perché guardando le caratteristiche tecniche del dissipatore a liquido, servono pad di 1 mm da mettere sulle memorie RAM e abbiamo già visto che comunque funzionano decisamente bene. Allora, in pratica come si fa? Si cerca di prendere la misura, tipo così, diciamo che più o meno il pad deve essere di questa lunghezza, dove ho fatto la piega si taglia. Bene, e dobbiamo andare a coprire queste zone. Quindi, se voi premete un pochettino in sede, vedete che dovrebbe rimanere la forma sul pad. Quindi, diciamo che più o meno si è piegato qua, noi tagliamo lungo questa linea. Tagliamo tipo così. Il pad termico, come la pasta termica del resto, serve soltanto per permettere un contatto migliore della componente che si riscalda con il corpo dissipante. Quindi tutto ciò per dire che anche se non siete precisi al micrometro non succede nulla, non vi preoccupate. Quando io presi questo dissipatore a liquido per la scheda video, ovviamente i pad termici erano della misura perfetta perché sono tagliati a laser, quindi sono misure davvero prese col calibro. Ok,
Ecco qua. Attenzione, perché i pad hanno comunque la doppia pellicola, sia avanti sia dietro, quindi sapete com'è bello se poi lasciate la pellicola da un lato e non la e non la togliete, poi come la vostra scheda video vi bestemmia forte perché dice c'ho la RAM che poi non dissipa bene il calore. Allora, il taglio è qui, si prendono le forbici e si cerca di fare questo. No, è qui il taglio, ecco qua. Si prende questo e si toglie. Ecco qua. Ce l'abbiamo bello preciso su questa parte in rilievo dell'Ice Wolf 2. Adesso andiamo a coprire queste altre parti. Guardate, premere il pad praticamente fa sì che prenda la forma della parte in cui deve essere inserito. Quindi fate un po' di forza. Guardate, si fa praticamente la forma, si fa il solco. Il pad è molto morbido, quindi poi voi andate a tagliare semplicemente. Come ho detto, se non siete precisi di 1-2 mm, non preoccupatevi che non succede praticamente nulla. Ecco, 1-2 mm è una cosa, però qui abbiamo un bel po' di pad che esce fuori dalla sede, quindi questo qui è davvero troppo. Quindi togliamo la pellicola. La parte più rompiscatole è proprio quella di togliere la pellicola, porca miseria! Quasi più difficile che togliere... quasi più difficile che dividere le buste della spesa al supermercato. Non fa niente che il pad, vedete, il pad è molto malleabile, quindi cioè certo lo potete tranquillamente rincollare, lo potete malleare un pochettino, dargli un po' la forma che volete, l'importante è che non andiate a variarne lo spessore. Ok, si fa così e tac, si toglie questo. Bellissimo. Se vi avanzano dei pezzettini di pad, non buttateli, cioè conservateli. Forse questi qui sono abbastanza inutilizzabili essendo molto piccoli, però se li conservate, male non fate, perché potrebbero sempre servire per qualcosa. E attenzione, prima che nei commenti dicano non sei preciso nel taglio, raga, credo sia matematicamente impossibile essere precisi nel taglio di un pad termico se si fa a mano. Come ho già detto, con questo tipo di dissipatore all-in-one, certo escono dei pad termici che sono della misura giusta, però sono pad termici che appunto sono tagliati al laser, cioè è proprio l'azienda che li fa. Non è che si mettono in mano a tagliarli, quindi mi dispiace, l'errore umano ci deve essere sempre. Poi io con le forbici faccio schifo, cioè anche all'asilo me lo dicevano tutti, non sai tagliare, non... queste cose qua. Non sono per i lavori estremamente precisi al millimetro. Ma come ho già detto, perché se un prodotto si testa nella sua condizione ideale di funzionamento, è grazie al cavolo che funziona bene. Se invece si fa un pochettino di casino, credo che il tutto sia più divertente e si vada davvero a testare le performance del prodotto in questione. Ok, abbiamo rimesso i pad termici sulle RAM. Perfetto, al tatto sono... rispetto alle mie mani sono tiepidi, ma ok. Adesso vi faccio vedere una cosa interessante però, perché i più attenti di voi avranno visto che ci sono dei pad termici anche sui condensatori della scheda video. I condensatori sono questi qua. Intorno al DAE c'è questa fila e questa fila di condensatori che sono stati ricoperti dal pad termico. Perché? Innanzitutto perché la prima volta sbagliai, lessi male le istruzioni. Credevo che dovessero andare sui condensatori. Ma poi, quando ho riaperto la scheda per cambiare i pad termici, mi sono reso conto che questi condensatori sono quelli che fanno fare coil wine alla scheda video. Il coil wine è una corrente che entra nel circuito, in questo caso dall'alimentazione qui, ovviamente attraverso il silicio di cui è fatto il PCB, passa attraverso le fasi, eccetera, eccetera, e entra in risonanza con i componenti elettronici che sono, sapete, uno intorno all'altro, comunque sono vicini. Il pad termico messo sui condensatori evita il coil wine su questa scheda video. Non so su un altro modello, ma su questa sicuramente lo evita. Allora, questo dovrebbe andare così. In tutto ciò vedete che all'interno il loop è un pochettino sporco, non è propriamente grigio. Abbiamo l'argomento per il prossimo video. Pulire un loop. Credo sia qualcosa di estremamente interessante. È giusto? Sì, è giusto. Quindi, questo... dove sono i buchi delle viti? Devono andare qui. Poi questo qui si alza. Benissimo.
e si gira così. Ho un po' di paura, devo essere sincero, perché io non vorrei che il pad termico si muovesse, che si è mosso, vero? Infatti si è mosso. Se io avessi chiuso la scheda video così, sarebbe stato veramente un disastro, perché il DAI non avrebbe, porca miseria, il DAI non avrebbe avuto materiale dissipante per trasmettere il calore al corpo in alluminio. Allora, c'è un modo per farlo aderire? Lo premo? No. Mo ci divertiamo tantissimo. Ok, il tutto dovrebbe combaciare come si deve ora. Ho dovuto utilizzare il tavolo per livellarmi, per dirla così. Adesso, tenendolo da sotto, dobbiamo andare a riunire il corpo dissipante al PCB. Sinceramente parlando, spero che la posizione sia giusta, ma sono abbastanza fiducioso che il tutto sia andato a buon fine. Quindi una vite senza stringerla troppo, attenzione, questo è molto importante, perché una cosa è stringere troppo il dissipatore su un processore, si rischia di romperlo sicuramente, ma almeno se non è successo nulla è facile da riaprire. Una cosa invece è stringere questo qui sulla scheda video. Oh, dimmi che vai. Oh, si è entrato nel washer, perfetto, la parte difficile è stata fatta. Uff, porca miseria, che supplizio. Avevo dimenticato quanto fosse divertente aprire questa scheda video, devo essere sincero. Allora, il pad termico utilizzato dovrebbe essere dello spessore di 0,2 mm, quindi dello spessore necessario affinché il calore possa essere dissipato come si deve e la pressione di montaggio, e quindi gli spessori sui vari componenti, non siano eccessivi e che quindi tutto faccia contatto come si deve. Io sinceramente parlando ho abbastanza paura, perché sul processore, ok, ne capisco il funzionamento e l'applicazione è semplice, in un sistema così potrebbe in effetti essersi mosso, magari si deve riaprire, non ne ho la più pallida idea. Ecco perché mi serve una test bench al più presto possibile, così che io non debba fare tutta sta tarantella ogni volta. Tarantella dalle mie parti è un casino, è un, diciamo, fatto abbastanza rompiscatole e poco pratico. Ok, attenzione, guarda, io sto stringendo molto piano, cioè quando la vite è arrivata a fine corsa ci sto mettendo forse un millesimo della mia forza, non stringo più di tanto. Ok, il tutto dovrebbe essere a posto ora. La cosa bella di questo prodotto, o meglio di questi prodotti in generale, sono le micro tolleranze, cioè queste cose sono fatte veramente al millimetro, così che non possiate sbagliare nemmeno un colpo. È veramente bello, anche perché si tratta di, immaginate, per un errore di un millimetro magari sul water block, magari sulle viti, rischiare di graffiare il PCB, rischiare di rompere una scheda video che costa 1000-1500 euro, ecco, per l'azienda sarebbe una perdita enorme, quindi devono per forza farla bene. Ok, direi che il processo è finito e posso tranquillamente rimettere la bimba, la RTX 3080, nel PC con il pad termico al posto della pasta termica e vedere se in effetti si comporta come si comporta sulla CPU. Io spero proprio di sì. Va bene, possiamo tornare al PC. Yeah! Piccolo excursus, ecco perché la pasta termica deve essere abolita. Ma guardate quanto schifo mi lascia sulle dita. Vabbè, ritorniamo al PC.